seminario Paideia, quarta edizione, ruolo strategico dei CPA nella costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente. Preliminarmente, tutti lo sanno ma è bene ribadirlo, il CPA sta per Centro Provinciale Istruzione Adulti ed è una struttura del Ministero dell'Istruzione che realizza un'offerta formativa per adulti e giovani adulti che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il CPA è una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo la cui offerta formativa è finalizzata a favorire e a sostenere l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta a bassa scolarità italiana e straniera per agevolarne una migliore occupabilità e una più consapevole partecipazione alla vita civile e sociale. In quest'ottica abbiamo voluto occuparci di questo seminario, che è un seminario appunto conclusivo di altri seminari e che fa proprio il punto sulle attività del CPA di Taranto, messo in relazione al quadro nazionale e ad altre esperienze regionali. Ma partiamo subito con il dirigente scolastico del CPA Taranto, la professoressa Patrizia Capobianco. Una parte di Polifemo dedicata al seminario Paideia, giunto alla quarta edizione dal titolo Ruolo strategico dei CPA nella costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente. Siamo con il dirigente scolastico, la professoressa Patrizia Capobianco, una giornata articolata nei lavori del mattino e del pomeriggio, alcune relazioni iniziali e poi il dibattito. Un momento importante, un confronto con altre realtà dei CPA e un tema fondamentale che mi sta particolarmente a cuore è che la vostra attività, è stato sottolineato anche da alcuni relatori, non è una scuola, come dire, di recupero, una scuola serale per capirci, ma rientra in un progetto didattico che ha una valenza enorme e dal punto di vista sociale e dal punto di vista occupazionale. Intanto, diciamo, lo sfondo culturale nel quale si muove questo tipo di seminario è all'interno del decreto direttoriale 1538 del 2017, cioè delle risorse finanziarie che prevedono proprio l'aggiornamento, il consolidamento e lo sviluppo delle competenze dei docenti, dei dirigenti, del personale ATA, proprio dei CPA, sia dell'unità didattica, parliamo delle scuole di primo livello e di secondo livello, chiamiamole le ex serali, giusto per farci capire, e poi anche l'unità amministrativa che è corrispondente proprio al CPA, con le sue 9 sedi associate in tutta la provincia. È chiaro che il ragionamento di questo convegno, di questo seminario, vuole essere quello di capire lo stato dell'arte di CPA. Siamo ormai all'inizio del quinto anno, sono partiti con le grandi difficoltà, ma adesso hanno consolidato delle esperienze molto importanti, quali ormai le costruzioni dei patti formativi, le certificazioni delle competenze in ingresso, il sostegno al ripensare a un nuovo progetto di vita. Quindi, ma a questo punto dobbiamo andare oltre, è indispensabile la costruzione dei tavoli dell'apprendimento permanente. Molti sono gli enti, il terzo settore, le università, già la regione ha avviato un protocollo sull'apprendimento permanente molto importante sia con l'università sia con i CPA, proprio focalizzando l'attenzione proprio sull'accoglienza, l'orientamento e le certificazioni in ingresso dell'adulto, del ragazzo uscito fuori dalla formazione che può rientrare. Voglio aggiungere una cosa per completezza, è che il seminario di oggi è a conclusione di 7 seminari che si sono tenuti negli altri CPA, cioè la rete dei CPA della Puglia ha organizzato in rete 7 seminari affrontando tematiche diverse, perché
al termine di tutti questi seminari possiamo riragionare, confrontarci e proporre nuove idee, nuove soluzioni in quest'ambito di ricerca che sarà sempre aperto. Siamo con il dottor Antonio Di Tollo, MIUR, ufficio scolastico regionale Puglia e dirigente ufficio settimo Taranto. Lei nel suo intervento ha relazionato sulla costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro. Ho apprezzato un suo tratto del discorso, dell'intervento, in cui lei ha detto attenzione, non dobbiamo considerare le attività dei CPA come scuole serali. Certo. Beh, intanto direi che va fatto un plauso a chi ha organizzato questo convegno, che poi è la quarta edizione del progetto Paideia, perché il CPA di Taranto è impegnato da anni, con la sua dirigente in particolare, a proporre, ecco, come giustamente diceva lei, il superamento dell'idea, che è ancora purtroppo molto diffusa, che è anche forse un fatto di comunicazione, che i CPA siano la scuola serale, siano cioè soltanto una scuola residuale rispetto a quella, diciamo, della mattina, come si usa dire. In realtà, diciamo, la mutata situazione del mercato del lavoro da un lato e anche dell'utenza dall'altra fa sì che il CPA oggi si rivolga a studenti che molto spesso sono molto giovani, che sono stati o espulsi, diciamo così, dal sistema formativo tradizionale, o ne siano, o l'abbiano lasciato dopo l'obbligo, o viceversa abbiano eluso l'obbligo, oppure anche da adulti che invece ritengano di rientrarci o per completare la loro formazione o per aggiornarla o per implementare le competenze. Quindi questo elemento fa sì che un CPA attivo, come quelli, come i 5-6 attivi in Puglia, uno per provincia, Bari ne ha due, rappresentino realmente un'opportunità per il territorio, per mettere a disposizione di questa utenza adulta, che oltretutto rifrequenta la scuola avendo l'obiettivo di rientrare nel sistema del lavoro, di trovare un'occupazione, di trovarne una migliore, con tutto quello che questo oggi significa, offrire, dicevo, a queste persone la possibilità di esperienze formative realmente curvate sul territorio. Ecco il senso anche del mio intervento questa mattina. Una funzione sociale da un lato ed una funzione anche di, come dire, reimmissione, di ingresso in taluni casi nel mondo del lavoro, quindi una funzione di istruzione ma anche un ruolo, diciamo, altamente sociale. Assolutamente, non è un caso che insista anche il decreto 61, il decreto legislativo 61, insista soprattutto sulla territorialità, cioè sul riferimento alla curvatura che i nuovi istituti professionali, dunque anche i CPA per quello che riguarda la seconda parte terminale del loro percorso, che con queste scuole collaborano, debbano essere il risultato ma anche la proposta formativa verso il territorio e quindi verso quelle che sono da un lato le emergenze e dall'altra le necessità. Ecco, considerando la realtà attuale, di quali strumenti potrebbero essere, diciamo, in un discorso come dire, de iure condendo più che de iure condito, quali strumenti potrebbero essere opportuni per migliorare il servizio? Di quali armi, tra virgolette, dotarvi? Guardi, le armi ci sono, il problema vero è sono semmai i soldati. E sono soprattutto anche gli attori, nel senso che volendo discutere di sistema integrato è evidente che l'integrazione non sia l'aggiunta 1 più 1 più 1, ma sia invece la collaborazione sinergica nel rispetto di quelle che sono, di quelli che sono i compiti per esempio degli enti locali con quelli che possono essere i compiti della scuola o del sistema della formazione, che come lei sa è di ambito regionale e provinciale. Queste sono le armi, perché ecco, il sistema formativo integrato non è soltanto una cornice pedagogica, non è una cornice utile per i convegni, ma il sistema formativo integrato è una prospettiva che per esempio lo stesso decreto sullo 06, cioè sul segmento iniziale della formazione, mette in evidenza, quindi vuol dire che è una necessità, specialmente nelle nostre realtà locali, diciamo del sud in particolare, mettere in piedi.
La dottoressa Anna Camalleri, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, legata alla città di Taranto, un gradito ritorno. Allora, parliamo intanto della funzione del ruolo dei CPA e dell'impulso che il suo ufficio sta dando e poi ancora l'importanza degli stessi in una realtà come Taranto che ha problematiche sociali e occupazionali assai pesanti. I CPA costituiscono sicuramente un'organizzazione, chiamiamola del sistema di istruzione, d'avanguardia sotto molteplici aspetti. Intanto ne abbiamo istituiti qualche anno fa, uno per provincia, due solo su Bari, città metropolitana, anche per espansione di quella provincia, e per un certo verso costituiscono, rispetto alla programmazione formativa, un elemento inedito, perché sono capaci di qualificare le competenze già acquisite dei loro allievi adulti, rigenerandole, per cui danno la possibilità veramente di non far come la scuola un continuo inizio da zero, ma attraverso modelli particolari, penso alla certificazione delle competenze, hanno la possibilità di tesaurizzare i percorsi già ottenuti per accrescere i medesimi rispetto ai nuovi obiettivi. Hanno un grande valore quindi sul concetto della personalizzazione del sistema della formazione e dell'istruzione, ma soprattutto in questo momento storico in cui purtroppo viviamo anche la disoccupazione come dire, in età avanzata e non soltanto. Quindi la ricollocazione poi in ambito lavorativo è davvero difficile, talvolta drammatica. Assolutamente, perché oramai non riguarda le nuove generazioni 18-25 anni, ma riguarda i quarantenni che hanno anche un loro percorso di vita, di formazione e anche di vita professionale. E quindi la possibilità che offrono questo sistema di istruzione e formazione di rigenerare appunto le loro competenze consente anche di ricollocare. Certo, vi sono elementi di difficoltà che traggono anche spunto dal tessuto economico locale, provinciale, insomma, però i stessi CPA hanno una rete che è una rete nazionale e quindi possono anche guardare nel loro territorio ma anche oltre il loro territorio per trovare anche intercettare nuove opportunità lavorative, ma soprattutto nuove competenze, perché il problema, diciamo, della generazione più matura è quella di riattivare le nuove competenze. Il sistema organizzativo è poi anch'esso d'avanguardia perché è un sistema formativo diffuso, cioè ha un presidio amministrativo ma poi ha una rete formativa che si diffonde su tutto il territorio. È veramente una scommessa. Il dottor Claudio Maria Vitali, coordinatore nazionale Agenda Europea per l'apprendimento in età adulta, le ha relazionato appunto Agenda Europea, percorsi di miglioramento delle competenze nella popolazione adulta. Ha citato una parola chiave fondamentale, quella appunto della integrazione. Beh, l'integrazione è una strategia prima che una parola, ed è anche una parola molto pesante, è una strategia molto difficile da attuare. L'ho citata facendo riferimento a delle competenze che servono prima di tutto per attivare quella che dovrebbe essere una decisione politica e che fra l'altro trova riscontro nel nostro quadro legislativo. E la competenza principale è quella che risiede nella capacità di venire a patti con elementi di riferimento della propria cultura di origine, quindi dell'autoreferenzialità dei contesti e capacità dei diversi contesti e capacità di interagire con gli altri. Questo è un problema rilevato non soltanto a livello nazionale. Il tema dell'integrazione tra i sistemi è un tema cruciale e affrontato in tutta Europa, da tutti quanti si pongono come criticità quella di utilizzare al meglio delle risorse presenti sul territorio e di trasformare dei contesti formali di educazione in contesti aperti alla comunità di riferimento per trasformarla in comunità educante. Questo è il senso del riferimento. Abbiamo parlato di agenda europea.
il rapporto tra l'agenda europea e l'attuazione della stessa a livello nazionale e a livello appunto periferico, a livello locale. Devo dire che l'agenda europea è un documento strategico che ha visto ormai due diverse release, l'ultima versione del 2016, ed è un documento che contiene degli obiettivi rispetto ai quali la Commissione ma anche il Consiglio invitano gli Stati membri a fare degli investimenti. Sono obiettivi espressi in termini molto ampi: garantire la possibilità a tutti gli adulti di avere delle opportunità educative, garantirne la mobilità, garantire che l'offerta educativa risponda a dei criteri di qualità e di accessibilità chiaramente definiti e misurabili. Rispetto a questo i comportamenti del nostro Paese hanno avuto un'improvvisa e positiva accelerazione, sia con la riforma dei CPIA, sia con altre importanti iniziative che sono state messe in campo. La cosa più importante che mi viene assolutamente naturale citare è intanto la costituzione di un sistema per l'apprendimento permanente, all'interno del quale viene definito il ruolo delle reti territoriali, ma ancora più importante è l'identificazione dei processi che portano all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite, non importa dove acquisite, da parte degli adulti. Questa è una precondizione per attivare dei percorsi di flessibilizzazione. L'Italia è quindi in questo momento sulla buona strada per rispondere a queste sollecitazioni. Le reti dei CPIA si stanno muovendo esattamente nella direzione suggerita da questi documenti comunitari. La dottoressa Stefania Baldassari, direttore della Casa Circondariale di Taranto, il suo intervento sul diritto all'apprendimento in carcere. Ciò ovviamente in questa ottica della crescita del detenuto, di far sì che la pena abbia un valore educativo, e l'istruzione rientra appieno in questa mission. Sì, l'istruzione, la scuola come elemento trattamentale offerto alla popolazione detenuta per non solo l'accrescimento culturale ma, come bene ha detto, quello educativo, è tra gli elementi del trattamento penitenziario a cui maggiormente l'amministrazione penitenziaria tende e investe. È evidente che il livello di scolarizzazione della popolazione detenuta è molto basso, tant'è che abbiamo l'obbligo in questo caso di garantire l'alfabetizzazione per i detenuti stranieri, ma comunque i corsi di scuola dell'obbligo per la restante popolazione detenuta. Il carcere di Taranto ha avuto una espansione dell'offerta formativa di tipo scolastico. Quando sono arrivata a dirigere il carcere di Taranto, parliamo del novembre 2011, oltre alle scuole dell'obbligo vi era soltanto come istituto superiore il liceo artistico, l'allora Lisippo, attuale Calò. Nel tempo si sono aggiunte numerosissime offerte formative, abbiamo implementato, grazie al contributo entusiastico sempre della dottoressa professoressa Capobianco, l'istituto alberghiero, il Liside, l'agrario da quest'anno, l'Archimede, nonché appunto i corsi di alfabetizzazione, numerosi PON alla popolazione detenuta sia maschile che femminile, che si inseriscono sempre nell'ambito dell'offerta formativa. Risulta molto opportuno e proficuo confrontare tra loro le varie esperienze dei CPIA di Puglia, motivo per cui abbiamo qui il dottor Carmine Gissi, che è dirigente scolastico del CPIA della BAT. Parliamo di questa esperienza. Sì, è un'esperienza, diciamo, notevole, nel senso che il centro provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani è solo
sorto, come è noto, con quello di Brindisi, un anno dopo che appunto sono stati istituiti gli altri centri pugliesi, e quindi abbiamo dovuto non soltanto recuperare in qualche modo l'anno di differenza, ma abbiamo riorganizzato su un territorio che presenta da diverse, diciamo, particolarità un servizio che però nel corso di questi 4 anni ha avuto un notevole sviluppo, tanto che siamo passati, per fare dei numeri, da circa 300 patti formativi a 1200 patti formativi. Questo per sottolineare che la richiesta e la domanda di formazione da parte della popolazione adulta non soltanto era presente, ma anche aveva bisogno di un punto di riferimento. Per quanto riguarda il Paideia in particolare, e le esperienze di sperimentazione che abbiamo fatto in questi anni, la cosa più importante è stata raccordarci con i centri provinciali della parte nord della Puglia, lavorando soprattutto sul raccordo con le scuole superiori, e sotto questo aspetto naturalmente la rete costituita sul territorio è stata proficua e notevole. L'altro punto di forza è che abbiamo intercettato in particolare la richiesta di formazione per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana di gruppi di immigrati che sul territorio sono accolti dai centri appunto di accoglienza, e questo ha significato un grande salto di integrazione con le comunità locali, dal momento che l'apprendimento della lingua non è soltanto un fatto linguistico appunto, ma quello di conoscere il funzionamento anche della comunità e della società esistente. E approfondiamo il discorso considerando altre esperienze di CPA. Abbiamo considerato quella della BAT, ora è la volta di quella di Lecce, e siamo con la dottoressa Marinella, professoressa Marinella Chezza, che è appunto il dirigente scolastico del CPA di Lecce. Parliamo della vostra esperienza. Benissimo, noi come CPA Lecce abbiamo elaborato insieme con il CPA di Taranto e il CPA di Brindisi il percorso per quanto riguarda l'istituzione di un centro di ricerca, quindi siamo un centro di ricerca regionale per quanto riguarda soprattutto la creazione e la costruzione di profili di adulti rispondenti alla domanda del mercato del lavoro. Cioè, che cosa abbiamo fatto in pratica? Abbiamo creato una piattaforma di lavoro soprattutto che è in grado di di immettere tutti i dati relativi non soltanto, diciamo, alla popolazione, quindi distinguendola per sesso, per età, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il grado di istruzione, e poi fa anche una ricognizione attraverso, diciamo, il sistema GIS su tutti i punti di formazione che vi sono all'interno dei diversi territori del territorio regionale, di modo che attraverso un match possa rilevare i bisogni soprattutto espressi in termini di bisogni formativi che possano essere colmati, diciamo, dagli istituti di istruzione attraverso una progettazione per quanto riguarda le UDA e una riformulazione anche del curriculum di scuola per poter essere effettivamente adeguati alle nuove richieste del mercato del lavoro. Naturalmente il centro IRED, ossia il centro regionale di ricerca, non è che faccia soltanto questo, perché la piattaforma non fa altro che dare una rilevazione in termini visibili di quelli che possono essere il fabbisogno del territorio. Poi naturalmente attraverso un gruppo di ricercatori universitari, di docenti e anche dei dirigenti dei CPA si analizzano questi dati in modo da poter costruire, insieme anche con un raccordo con gli istituti di istruzione superiore, quindi parlo del secondo livello, e quindi dell'unità didattica all'interno dei CPA, in modo da poter costruire all'interno dei percorsi scolastici effettivamente rispondenti ai bisogni della popolazione.
Come CPA Lecce inoltre abbiamo anche un'altra diciamo, innovazione che abbiamo effettuato all'interno del, del CPA proprio sulla, sulla innovazione tecnologica e abbiamo attivato un percorso di sperimentazione denominato l'Aula Agora Condivisa. Abbiamo attivato questo percorso innovativo rispondente effettivamente a dei bisogni diciamo, della popolazione adulta che per motivi logistici non aveva l'opportunità di recarsi all'interno diciamo, delle diverse strutture che fossero o le sedi operative o le sedi associate dei CPA e abbiamo attivato dei percorsi in modalità sincrona e asincrona con delle tecnologie attraverso dei webinar ma anche cioè, cercando di mettere in connessione queste due classi all'interno di un'unica classe virtuale che era quella dell'Agora. Paolo Peluso, segretario generale della CGIL Taranto, nel suo intervento ha evidenziato come questa istruzione permanente, questa necessità non sia un qualcosa, come dire, di teorico, ma che abbia una traduzione in fatti e atti concreti e questa la funzione di tutela, la mission cui deve adempiere il sindacato. Certamente, io direi che l'istruzione permanente e la formazione ricorrente sono un bisogno spesso però inespresso da parte dei lavoratori e dei cittadini, perché è difficile dire ho bisogno di questa formazione per, soprattutto quando ci si trova nelle condizioni di perdere il proprio posto di lavoro oppure di profondi cambiamenti come quelli che stanno avvenendo nel sistema produttivo, sia nell'industria che negli altri sistemi produttivi con l'automazione e con l'innovazione tecnologica. È per questo che spetta a noi il ruolo di richiamare gli attori sociali, ma le istituzioni soprattutto, alla necessità di comporre reti che però nella quale ci sono vari soggetti che ognuno dei quali deve sapere esattamente cosa deve fare, sia del pubblico che del privato. E vorrei però dire che è assolutamente importante che queste istituzioni che sono i CPI, cioè i centri per l'istruzione degli adulti, che sono state un'importante intuizione e investimento del Ministero, devono ritornare però a essere al centro dell'attenzione e soprattutto sui quali bisogna fare degli investimenti importanti perché la formazione di base accanto alla formazione professionalizzata sono assolutamente fondamentali proprio per mettere nelle condizioni il cittadino e il lavoratore di affrontare le sfide del futuro. Il professor Vito Leopardo, dirigente dell'Istituto Pacinotti di Taranto, all'interno della struttura da lei retta trovano collocazione questi corsi di istruzione, l'abbiamo anche definita permanente, in uno stretto legame appunto con il CPA. Una volta si chiamavano così volgarmente scuole serali, ora c'è una evoluzione. Sì. L'evoluzione è collegata a una nuova visione di quello che è il percorso che gli adulti possono affrontare. Un percorso non rigido, un percorso flessibile che tiene conto di quelle che sono le caratteristiche dei singoli, ovvero fanno riferimento a crediti che i lavoratori, gli adulti hanno acquisito nel corso della loro vita, crediti formali, ovvero attraverso altri percorsi in enti istituzionali, informali, ovvero attraverso altri percorsi sempre di formazione ma non in enti istituzionali, e attraverso la lettura di questi loro crediti è possibile stilare un bilancio che permette di ridurre il percorso scolastico tradizionale adeguandolo alle competenze che già sono in possesso dell'adulto. Questo porta a un alleggerimento dal punto di vista dell'impegno temporale, ma non a una riduzione della qualità della formazione, che anzi diventa molto più mirata e determinata a far sì che non si acquisiscano solo competenze specifiche del settore di riferimento al quale sono iscritti, ma soprattutto che ci sia una
acquisizione della capacità di continuare a istruirsi seguendo così e adeguandosi alle variazioni che il mondo della tecnologia e conseguentemente del lavoro e della società chiedono a tutti noi. Ed ora, al termine del seminario, ecco le conclusioni del dirigente scolastico del CPA Taranto, la professoressa Capobianco. Abbiamo ormai una struttura organizzativa completa. È vero, è difficile ogni volta il docente cambiamo, però siamo anche attrezzati per poter sostenere le persone che arrivano in tempi più brevi adesso. La difficoltà oggettiva rispetto al che fine faranno i CPA, non dobbiamo dimenticare che intanto ci sono i 13 milioni di persone che non hanno il titolo di studio, noi siamo nati con quell'obiettivo. Come li intercettiamo? Perché non sanno che esistiamo? Come li tratteniamo? Questa è una domanda che invece ci facciamo da 4 anni, cioè sappiamo, ci esistiamo. Poi abbiamo avuto l'emergenza migrazione è stato quel momento che ci ha consentito di mettere a punto tutta la nostra organizzazione, perché stavamo ancora studiando come funzionava il CPA, perché il CPA è nato come una ricerca. Ci siamo trovati in un momento ad avere soprattutto noi qui, ma credo quasi in tutte le città, una migrazione massiva, con la richiesta dei centri di accoglienza, perché loro ci conoscono perfettamente, sono gli altri che non tanto, ma appena arrivano subito centri di accoglienza e CPA, centri di accoglienza e CPA, e noi con grande piacere abbiamo fatto questo lavoro, anzi penso che siamo proprio addolorati di questo momento storico in cui la migrazione viene vista come l'orco. Per noi sono i nostri compagni, il nostro tragitto noi lo facciamo con loro, il nostro percorso. Poi, perché non si incentiva qualche volta o non si pubblicizza abbastanza? È un timore poi di non dare delle risposte. Esempio, è vero quello che diceva Tiziana, noi ci eravamo mossi in un certo contesto, cercavamo di orientare, poi non danno a livello proprio ministeriale, ti dà quel pacchettino di classi che le dà l'ufficio scolastico regionale, l'ufficio scolastico regionale lo dà al provinciale, il provinciale prima le scuole del mattino, residuo. Che ci sta? Uno spezzone là. Questa è la logica, questa ce la dobbiamo dire, che è così. Io ho sedi in cui ho solo l'alfabetizzatore, ho sedi in cui non ho l'insegnante di matematica e l'insegnante di tecnica aiuta, si sostiene ambito, no? Ho tanti docenti che con grande azione di innamoramento alla scuola sono disponibili a lavorare da una sede a un'altra, anche a 20 km di distanza. Allora, non è che poi possiamo fare le cose sul volontariato, siamo una scuola, siamo un'istituzione pubblica, possiamo collaborare con le associazioni, col volontariato, ma siamo una scuola, abbiamo bisogno degli strumenti e delle risorse professionali, non economiche, professionali. Quindi noi temiamo a volte di lanciarci davanti, perché l'anno scorso il CPA di Taranto ha gestito 1950 persone nella provincia con 36 docenti, 30 docenti di cui 6 in organico di fatto. Adesso c'è un calo, ma il calo fisiologico legato anche alla migrazione, e anche noi non era, poiché siamo stati presi dall'onda, non eravamo pronti a diffondere su altro. Adesso, siccome credo che rispetto al tutto possiamo dire che ce la possiamo ancora fare, quindi nella logica di diventare farfalle vi ripasso la parola.